Ma dove caspita è? Dobbiamo cominciare le news della settimana, della fottutissima settimana, e non si fa ancora vivo. Non vorrei che poi... Va, gli chiamo, ma non vorrei che poi mi fa saltare in aria la macchina, che voglio dire, già 3-4 volte è capitato e le macchine costano, non è che qua siamo a... Chiamo un attimo. Meglio sto io che c'ho un po' bello. Bastardo. Figlio di puttana. Figlio da suga minchia. Come in che è? Ma se io ho detto a tutti quanti che non volevo essere disturbato, che sto giocando a GTA fottutissimo 5, ma sarebbe cosa di fargli trovare una testa di cavallo nel letto? Cavallo finto, ovviamente, perché io sono animalista. Pronto? Sì, salve. Senta, ma com'è finita? Ah sì, la puntata. E vabbè, casomai vengo alla prossima. Non posso venire perché devo accoppare uno. Va bene? Salutiamo, salutiamo. Ah, non ci scassare la minchia. Hai a che fare con GTA 5. GTA fottutissimo 5. Beh, ci ho provato, almeno me lo sono tolto dai coglioni. Ecco, forse non dovrei parlare così perché credo che lui veda questi video, sì. Ciao a tutti amici di Player Inside e benvenuti alle news della fottutissima, ma fottutissima settimana, fottutissima settimana. Questa settimana è stata fottutissima, nel senso che è passata via liscia così perché uscito GTA 5, chi cazzo si è accorto dei giorni che passavano, porca puttana. E a proposito di GTA, oggi non possiamo fare a meno di parlarne. Sembra che Rockstar abbia organizzato una piccola caccia al tesoro su GTA 5. Grazie alla mappa presente nella Collector's Edition di GTA 5 è possibile vedere ai raggi UV delle indicazioni per un fottutissimo tesoro di circa 500.000 dollari che potrebbe essere presente proprio in un vero punto della mappa. Cioè, nel senso da andare a cercare, ve la pubblico qui di seguito, così anche chi non ha comprato la fottutissima Collector's Edition di fottutissimo GTA, fottutissimo 5, mamma mia, quanto è fottutissimo, sto dicendo, potrà darci un'occhiata e magari cercare di rimediare questo succulento e fottutissimo tesoro. E ovviamente non potevano mancare i cheat, ovvero una serie di trucchi per GTA fottutissimo 5, che vi riporto qui in basso nella descrizione, quindi insomma cliccate, c'è il link che vi porta a Cheat Code Central, ma attenzione, usateli con parsimonia perché attivandoli, e dovrete attivarli ogni volta che giocherete, perderete la possibilità di conseguire obiettivi su Xbox 360 e trofei su PlayStation 3. Personalmente, se proprio dovessi usarli, lo farei soltanto fra qualche tempo, insomma, o comunque potete duplicare un fottutissimo salvataggio e quindi poi magari darvi alla pazza gioia. E intanto GTA 5 ha infranto ogni fottutissimo record per quanto riguarda le vendite complessive, che sembra abbiano superato il miliardo di dollari in soli 3 giorni, una cifra che impressiona tutti, persino Rockstar stessa che si è detta entusiasta della situazione, ma che a quanto pare non sorprende più di tanto Peter Molyneux. Peter Molyneux, carissimo, io ti stimo, ma dopo Fable 3, Curiosity e ste cazzate che devi dire ogni tanto, veramente stai facendo di tutto per farti buttare nel cesso. Ma GTA 5 non ha battuto solo il record di un miliardo di dollari fatturati in 3 giorni, ma anche il record per il miglior lancio della storia dei videogiochi nel Regno Unito, con 1,57 milioni di copie distribuite in sole 24 ore nel solo Regno Fottutissimo Unito. Supera addirittura Call of Duty Black Ops con le sue 1,41 milioni di copie distribuite sempre in 24 ore nel solo Regno Unito, quindi insomma. Sony ha confermato di produrre PlayStation 4 in perdita, almeno per i primi tempi, di 60 dollari di perdita per ogni console PlayStation 4 venduta. Questi 60 dollari dovrebbero essere per Sony facilmente recuperabili mediante la sottoscrizione al servizio PlayStation Plus o con la vendita di un gioco collegato alla console. Console, che sia ovviamente un gioco della stessa Sony, se no col cazzo, cioè no, se no no, no.
No, non recuperano una minchia. Torniamo a parlare brevemente di PlayStation Vita TV, di cui abbiamo parlato nelle news della scorsa fottutissima settimana. PlayStation Vita TV, confermato da Sony, che uscirà in Giappone il 14 novembre del 2013, permetterà lo streaming mediante Gaikai dei giochi per PlayStation 3. PlayStation Vita TV non uscirà ancora in Europa, perché Sony si è dichiarata piuttosto titubante sull'affidabilità delle linee internet in Europa, soprattutto in alcuni stati, fra cui anche Italia, ma uscirà ad inizio 2014 negli Stati Uniti. E adesso spieghiamo alcune cose più tecniche su PlayStation 4. Alcuni di voi mi hanno chiesto come avverrà il passaggio dei giochi acquistati già su PlayStation 3 su PlayStation 4. Cioè, se io compro un gioco per PlayStation 3 e poi ne voglio la versione next gen, quindi la versione per PlayStation 4, dovrò comprare da capo il gioco next gen oppure potrò trasferirlo in qualche modo da PlayStation 3 a PlayStation 4? Esattamente, si potrà fare pagando una somma extra di circa $9.99, che ovviamente in Europa saranno 9 euro e fottutissimi 99. In pratica, per i giochi su supporto ottico potremo mantenere la copia del disco e infilarla nella PlayStation 4, scaricando però un digital download corrispondente alla versione next gen dello stesso gioco su PlayStation 4, aggiungendo i famosi 9,99€, o forse un po' di più in alcuni casi, o forse anche di meno in altri casi, insomma aggiungendo una piccola somma extra. In buona sostanza, con soli 9,99€ in più avremo sia la copia per PlayStation 3 che una copia fottutissimamente digitale, qui fottutissimamente non è che ci stava poi tantissimo, per PlayStation 4. Il disco per PlayStation 3 dovrà essere inserito su PlayStation 4 per poter far partire il gioco, nonostante il gioco sia stato scaricato praticamente ex novo su PlayStation 4 in versione digitale, avendone già la versione per PlayStation 3. Cioè è un po' una sorta di controllo all'avvio per poter far capire alla PlayStation 4 che abbiamo già la versione corrispettiva per PlayStation 3 e che per PlayStation 4 l'abbiamo riscaricata con un piccolo sovrapprezzo. Spero che sia chiaro, insomma. E se il gioco ce l'ho su PlayStation 3 in formato digitale, come faccio ad averlo anche su PlayStation 4? Giustissima osservazione. Se abbiamo il gioco per PlayStation 3 scaricato in versione digitale, potremo riscaricarlo per PlayStation 4 direttamente dallo store, cioè collegandoci allo store PlayStation 4, perché sostanzialmente lo store è collegato, PlayStation 3 e PlayStation 4 è cross-platform. Lo store saprà che noi abbiamo scaricato, avrà nel contenuto scaricabile quella copia di quel gioco in formato digitale e ce lo farà riscaricare ex novo anche per PlayStation 4 con un piccolo sovrapprezzo di, penso sempre, 9,99€ giù di lì. Cioè, dai, che tutto sommato è semplice, ragazzi, dai che ce la facciamo, dai. Per adesso i titoli che hanno aderito a questa iniziativa sono soltanto quelli di Ubisoft, ovvero Assassin's Creed 4, Black Flag, Watch Dogs e Battlefield 4. In occasione del Tokyo Game Show 2013, Masayasu di Sony Computer Entertainment Japan, oh, non ho sbagliato un cazzo, fantastico, ha fatto sapere che su PlayStation Network potrà essere utilizzato il proprio nome, quindi la propria identità, per una migliore connessione con i vari social network, come per esempio Facebook. Quindi io, al posto del fottutissimo Raiden 97, che lo volevo cambiare da un po' anche perché sono dell'84, potrò mettere Gianluca Raiden Fottuto Verri. Però questa sarà una scelta facoltativa, potremo anche usare il nostro nickname che abbiamo usato fino ad ora. No, io metterò Gianluca Raiden Fottuto Verri. Gianluca Fottuto Raiden Verri. Inoltre, molti di voi, in particolare RX Mako 1, che salutiamo, ci hanno chiesto: ma si potrà o non si potrà registrare il gameplay della fottutissima PlayStation 4? Ebbene sì, si potrà fare, Sony ha confermato tutto, si potrà fare per giunta direttamente da HDMI, quindi un passo avanti rispetto a PlayStation 3, da cui si poteva acquisire in video soltanto attraverso Component. Voi come tenete PlayStation 3 e Xbox 360? Io in orizzontale, perché preferisco quella posizione un po' più classica. Pensate che addirittura tengo in orizzontale persino il Wii e il Wii U. Certe volte mi viene in mente pure di mettere il fottutissimo case MIDI Tower del computer in posizione orizzontale. Ebbene, Albert Penello di Microsoft ha comunicato che sarebbe meglio non tenere in posizione verticale l'Xbox One, se non a rischio e pericolo del consumatore. Non so cosa pensare su questo, però più che altro mi viene da dire una cosa. Penello! Penello! Perché non la posso tenere in posizione verticale? Che cazzo succede? Esplode! Penello! 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 Forse non dovrei ridere così tanto di lui. Mi è arrivata pure la querela a casa.
ve la leggo un po'. Fottutissimo Gelug Raidenberry. Non pronunciare più il mio nome ridendo come una iena, se no mi incazzo e ti butto un Xbox One nel... Non posso proseguire perché... Molto delicato il signor Albert Penello, che salutiamo. Disclaimer, tutto questo potrebbe non averlo scritto Penello, anzi sicuramente non l'ha scritto lui ed è una cazzata che mi sono inventato io in 448, per giunta usando come lettera il libretto di istruzioni delle cuffie per PlayStation 3, quindi insomma. Un saluto a tutti Penelli e alla prossima! Pronto? Ah sì, vabbè, la puntata. Non posso venire, esattamente, infatti no, non posso venire. Alla prossima, va bene, casomai mi salute tutte da qua,